Telespettatori di Video 33, buon inizio settimana, un cordiale saluto dalla redazione e dalla regia, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. In primo piano la politica. Mauro, andiamo subito a vedere i risultati. Bentrovati naturalmente, gentili telespettatori, sarà un telegiornale un po' speciale, questo dedicato ovviamente all'esito del voto alle comunali in Alto Adige. Si è votato in 109 dei 116 comuni, il più importante, quello di Bolzano. Allora Massimo, andiamo subito a vedere nella grafica anche il risultato finale per quanto riguarda le elezioni dei candidati alla carica di sindaco. Immediatamente, grazie al supporto della regia, Luigi Spagnolli ha maturato un 41,6%, Alessandro Urzì si è fermato al 12,7%, Carlo Vettori della Lega Nord il 10,7%, Cecilia Stefanelli per gli ecosociali il 10,5%, Rudy Rieder Movimento 5 Stelle il 9,5%. Passiamo alla lista Giovanni Benussi che ha maturato un 6,8%, Angelo Gennaccaro 3,4%, Dado Duzzi 2,8% e concludiamo con Fratelli d'Italia Maria Teresa Tomada 2,1%. Dunque andranno al ballottaggio tra 2 settimane, il 24 maggio, Alessandro Urzì e Luigi Spagnolli. Questa mattina il sindaco di Bolzano sostanzialmente si è negato ai giornalisti, sindaco di Bolzano che è già alla caccia di alleanze, dovrà cercare in qualche maniera di ricoinvolgere gli ecosociali con i quali ha rotto alla vigilia delle elezioni comunali. E noi questa mattina abbiamo sentito proprio Guido Margheri, forse il rappresentante più autorevole degli ecosociali, Guido Margheri di Sinistra, Ecologia e Libertà. Margheri, gioco forza, Spagnolli deve cercare nuovi alleati. Ma io credo che Spagnolli debba innanzitutto recuperare una sua credibilità nei confronti della città, perché metà dell'elettorato non è andato a votare e perché la sua scommessa di arrivare facilmente alla maggioranza assoluta rompendo con l'ala sinistra della sua coalizione è fallita, e quindi partendo da questo fallimento deve ricominciare a discutere con il Consiglio Comunale. Verrà probabilmente a chiedervi qualcosa. Come risponderete? Ma io intanto credo che l'ala ecosociale debba trovato un punto unitario di riferimento importante, che è la candidata sindaca Cecilia Stefanelli, che ha fatto un risultato a 2 cifre che non era per niente scontato. Questa riforma elettorale è stata fatta apposta per non farcelo fare, e quindi credo che si ripartirà di lì. E con un confronto sui programmi, in cui il problema deve essere chiaro, non è allargare la maggioranza di Spagnolli, il problema è costruire, se ne siamo capaci, una nuova maggioranza adeguata ai problemi della città. Se non sarà così, la parola tornerà alle cittadine e ai cittadini. Teoricamente questa nuova maggioranza può andare da Bonvicini fino agli ecosociali o è un'ipotesi che escludete? Guardi, è una questione di contenuti, i numeri sono lì di fronte a tutti, astensione e composizione del Consiglio Comunale. Se i contenuti saranno quelli del programma attuale PD e SVP, non faremo grande strada insieme. Devono fare marcia indietro? No, si tratta di fare un nuovo accordo che tenga conto anche di quello che si è espresso nel voto, perché il pericolo rappresentato da questo successo della Lega e di forze della destra estrema, addirittura fascistoide, io credo che debba essere chiaro a tutti noi, e quindi forse c'è stato un po' di leggerezza da parte di qualcuno. E l'altro elemento credo che debba essere un recupero della potestà del Comune di Bolzano sul suo territorio, sulle sue finanze, sulle sue politiche sociali e culturali. Su questi punti mi sembra che ormai sia palese che quel programma firmato da PD e SVP è inadeguato. Saranno dunque giornate di frenetiche trattative alla ricerca di nuove alleanze in vista del ballottaggio a Bolzano. Andiamo a vedere come è andato invece il voto per quanto riguarda le liste. Nuovamente con il supporto della regia andiamo a vedere i voti che le liste hanno maturato. Partito Democratico 16,9%, SVP 15,8%, Lega Nord Salvini 11%, Movimento 5 Stelle 9,7%, Lista Civica per Spagnolli 6,4%, Alto Adige nel cuore con Urzì 6,3%. I Verdi hanno ottenuto un 5,1%, Lista Benussi 3,7%, Forza Italia 3,6%,
3,6%, io sto con Bolzano, Fürböden, Gennaccaro 3,3%, a sinistra per Bolzano 3,2%, Casa Pound 2,4%, Unitalia 2,3%, Project Bozen Noi Bolzano 2,2%, Fratelli d'Italia 2,1%, Sinistra Ecologia Libertà 2,1%, Nuova Città con Dado Duzzi 1,9%, Partito Socialista Italiano 1,1%, chiudono i pensionati con un 0,6%. Naturalmente, vista questa situazione, la distribuzione dei seggi in consiglio comunale ipotizzata dal comune è la seguente: al Partito Democratico 7 rappresentanti in consiglio comunale, così come la SVP, la Lega Nord 5, il Movimento 5 Stelle avrà 4 consiglieri comunali, 3 per Alto Adige nel Cuore con Urzi, e ancora la lista civica per Spagnoli fa 3 consiglieri comunali, i Verdi 2, la lista Benussi 2, Forza Italia a 2, e ancora io sto con Bolzano 1 rappresentante, a sinistra con Gallo 2 consiglieri comunali, Casa Pound 1, Noi Bolzano 1, Nuova Città di Duzzi un rappresentante e un consigliere comunale anche per Fratelli d'Italia. Tra naturalmente i partiti, i movimenti e le coalizioni che maggiormente sono uscite deluse da questa tornata elettorale, quella del centrodestra che riuniva Forza Italia, Unitalia, Alto Adige nel Cuore, abbiamo sentito il coordinatore di Forza Italia in Alto Adige, Enrico Lillo. Beh, non possiamo dire che abbiamo fatto il botto, certamente. E partiamo dal presupposto che l'ultimo dato utile su cui fare un raffronto è quello delle provinciali. Noi abbiamo iniziamo da questo dato, cioè il 2,4%, abbiamo un 3,6% abbondante, quindi certamente c'è stato un punto percentuale in più, ma questo non è che ci deve rallegrare, però voglio dire, ci dà certamente delle speranze per quello che riguarda il futuro. Ricordiamoci che siamo partiti praticamente dal nulla e abbiamo recuperato quantomeno in credibilità rispetto a quella che era la considerazione dei nostri elettori nei nostri confronti. Lei resterà in Forza Italia? Beh, assolutamente sì, cioè, non vedo il motivo per cui io debba andare via da Forza Italia, insomma, a meno che qualcuno non mi vorrà cacciare, ma credo che facendo un ragionamento a mente fredda su quello che abbiamo fatto, sull'importante risultato di riuscire a portare nelle condizioni in cui siamo Forza Italia insieme agli altri due partiti di coalizione al ballottaggio in una città come Bolzano, dal punto in cui siamo partiti, io lo ritengo un risultato assolutamente importante, eccezionale se vogliamo vedere sotto certi punti di vista. Teniamo conto che il partito in questa campagna elettorale non ha speso un centesimo, quindi abbiamo fatto una campagna elettorale a costo zero, tranne, diciamo, le spese personali dei consiglieri che si aggirano veramente su pochissime centinaia di euro. E quindi questo dà anche il senso di quanto abbiamo lavorato personalmente tutti noi e quanto i nostri elettori ci hanno premiato proprio per questo impegno, che non è dato da fantasie date dalla pubblicità o da altre cose, ma proprio dall'impegno personale di ognuno dei consiglieri che si sono candidati. Da aggiungere che nelle ultime ore la deputata altoatesina di Forza Italia, Micaela Biancofiore, così come fatto la notte scorsa durante la nostra lunga diretta, ha chiesto le dimissioni del coordinatore locale di Forza Italia, Enrico Lillo, a fronte della debacle appunto del suo partito. Ottimo risultato invece quello colto dalla Lega Nord, che alle precedenti elezioni comunali aveva raggiunto un 5,5%. Ieri invece la lista di Carlo Vettori ha raggiunto un sorprendente, se vogliamo, 11%, anche per l'effetto Salvini, come tutti sappiamo, e il tema legato ai profughi. E noi abbiamo proprio raggiunto Carlo Vettori. Carlo Vettori, tutto merito di Salvini? Beh, indubbio che il segretario federale abbia dato visibilità, come sta facendo su tutto il territorio nazionale. Però è un anno e mezzo di lavoro di leghisti sul territorio, nonostante non avessimo nessuno in comune, nonostante nessuno ci dicesse di farlo, l'abbiamo fatto e abbiamo portato avanti i nostri temi e gli elettori ci hanno dato la loro fiducia. Realisticamente lei quanto si sarebbe aspettato?
Realisticamente noi si pensava di rifare l'exploit di 5 anni fa, nel senso 3 consiglieri, quello sarebbe stata già una grande vittoria. Si va al ballottaggio, si attende una telefonata di Alessandro Ruzzi? Beh, la spero, noi siamo il terzo partito in città, il primo partito di centrodestra, volente o nolente con noi bisogna parlare. È anche vero però che siete un partito storicamente federalista e lo stesso non si può dire per forze come Forza Italia, un'Italia e Alto Adige nel cuore. Dovranno parlare con noi. Mi può dare un giudizio sul risultato ottenuto da Spagnolli? Il risultato ottenuto da Spagnolli, secondo me, ha fatto un attimo male i conti. Pensava di vincere meglio con le SVP al primo turno. Abbiamo la matematica dalla nostra, diceva fino a ieri, però SVP dal suo punto di vista ha molti mal di pancia nella sua base elettorale. Da cosa sono dovuti? Secondo me dai vitalizi in primis, da una politica che comunque ha portato a avere più immigrazione a Bolzano, poca sicurezza, insomma è uno scotto che pagano tutti quanti. Doveste essere coinvolti in qualche maniera nella partita del ballottaggio, farete tornare Salvini? Beh certo, è sempre un piacere rivederlo a Bolzano. A Bolzano la SVP perde circa il 4% dei consensi e non è andata molto meglio in giro per la provincia. Ha perso 7 sindaci, più importanti dei quali a Vipiteno e San Candido. Oggi Massimo Zilli è andato proprio nella sede della SVP. Che clima si respirava? Si respirava un clima davvero pesante. Tutti i maggiori esponenti, compreso il presidente della provincia autonoma Compace, era molto deluso. Ha parlato di risultati insoddisfacenti. E proprio a tal proposito andiamo a sentire l'Obman della SVP, Filippo Acamera. Acamera, lei ha parlato di un risultato insoddisfacente, dove ricercate le cause a questo punto? Ma sicuramente ci sono diverse cause, sono 109 comuni anche con 109 situazioni diverse. Un motivo era sicuramente per perdere 2 comuni, Vipiteno e San Candido, e era la riforma sanitaria, questo deve essere detto, ma anche come ci sono altri motivi, soprattutto locali, devo anche dire sicuramente due comuni abbiamo perso come Südtiroler Volkspartei, perché c'erano 2 candidati sindaco della Südtiroler Volkspartei che hanno diviso diciamo, i voti, e purtroppo per questo è stato votato un sindaco di una bürgerliste. Adesso analizzeremo anche nelle prossime settimane i motivi e ci saranno sicuramente misure anche necessarie. Come già detto, è un risultato non soddisfacente per noi perdere 7 sindaci, e per questo discuteremo anche questo risultato con i nostri gruppi locali. Questa è l'analisi dell'Obman della SVP, Filippo Acamera. Vale la pena anche di sentire cosa ha detto questa mattina nella sede della SVP il presidente della giunta provinciale Arno Compaccer. Beh, devo dire che ha condizionato di meno del previsto forse, perché l'unica conseguenza diretta l'abbiamo avuto nei comuni di Vipiteno e San Candido, non nei comprensori e neanche nel comune di Silandro. Questa forse è la dimostrazione che poteva andare anche in modo diverso, perché abbiamo la Valve Nostra che comunque ha tenuto, addirittura a Silandro c'è stato un successo e anche nei 2 compressori della Val di Vizze e della Val Pusteria le conseguenze per quanto riguarda il tema della riforma della sanità non si sono viste al di là di questi 2 comuni. Avete perso l'11% a Merano, il 3% a Bolzano, c'è da rivedere qualcosa nel programma, quali saranno i vostri passi per il futuro? Beh, per quanto riguarda i singoli comuni, credo che siano sempre tematiche locali e anche i singoli candidati che fanno la differenza. Questo lo dimostra il risultato di questo voto comunale, perché abbiamo in determinati comuni avuto un gran successo, in altri invece non è andata così bene, perciò non c'è una linea generale, ma sicuramente bisogna anche vedere i temi locali e la situazione locale. Per quanto riguarda Bolzano non abbiamo ancora i risultati definitivi, però ovviamente anche qui possiamo parlare di un risultato già adesso non soddisfacente. Purtroppo la governabilità della città
ne risentirà ancora perché sarà ancora più complicato, questo lo possiamo già vedere dai risultati che abbiamo sotto mano adesso, costituire un governo stabile. Per quanto riguarda invece Merano, devo dire che questo risultato arriva in modo del tutto inaspettato, purtroppo devo dire forse anche la campagna molto aggressiva delle ultime settimane nei confronti del nostro candidato sindaco ha dato i suoi frutti. Io devo dire peccato perché alla fine non si è parlato più di temi, di programmi di governo, ma soltanto di fatti personali. E da Bolzano ci spostiamo a Laives, dove si andrà al ballottaggio, sfida tra Liliana Di Fede, che spera ora nell'appoggio dei Verdi, mentre Christian Bianchi punta a creare una coalizione con la SVP tra 15 giorni, si prenderà la fascia di primo cittadino. Ballottaggio tra centro-sinistra e centro-destra nel comune di Laives. Il responso è arrivato dalle urne. Al primo posto si è piazzata la candidata del centro-sinistra, nonché segretaria del PD Alto Atesino, Liliana Di Fede, che ha ottenuto il 33,5% dei voti. Al secondo posto il candidato del centro-destra, Christian Bianchi, con il 29,5%. Bene anche la Stella Alpina, capace di registrare il 19,9% con Giovanni Seppi, ed il Movimento 5 Stelle, che con il candidato Paolo Castelli ha ottenuto l'8,6%. Mentre gli ecosociali di Dario Volani l'8,4%. La bassa affluenza e il grande equilibrio tra le due correnti ha fatto il resto. Il candidato sindaco Christian Bianchi con la sua coalizione ha dato un grande segnale di unione. Ora però per la sfida del ballottaggio dovrà cercare nuove alleanze, magari con la Stella Alpina. Ma io l'avevo già dichiarato 2 settimane fa che il futuro di Laives sarebbe stato probabilmente una coalizione tra la nostra lista civica, che è un qualcosa che va oltre il centrodestra, perché diciamo è una coalizione che ha voluto prendere parte del centrodestra ma unirlo a un centro molto rappresentativo a Laives, insieme probabilmente al partito che è l'SVP. Cioè, questo è il futuro di Laives e penso che sia una sfida che possiamo permetterci di lanciare per la credibilità che abbiamo sempre avuto in questi anni, per la capacità di colloquiare con tutti, compresa l'SVP, per cui non sarà senz'altro un problema. Liliana Di Fede si è detta soddisfatta del risultato ottenuto, ma in vista del ballottaggio dovrà cercare di trovare nuove sinergie. Ma Laives non ha mai eletto un sindaco al primo turno, no, direi che il risultato ottenuto va al di sopra di ogni più rosea aspettativa, miglioriamo percentualmente il nostro risultato rispetto al 2010, nonostante i Verdi e Volani e Dario Volani con la lista Fides abbiano scelto di andare da soli. Naturalmente adesso si apriranno le danze e ci confronteremo con il nostro partner, con i nostri partner, ma io torno a dire, per noi è sempre stato importante in questa campagna rivolgerci innanzitutto alle cittadine e ai cittadini di Laives. E da Laives passiamo a Merano, andiamo a vedere assieme con l'aiuto della regia i risultati. Gerhard Gruber 24,4%, Paul Rösch 22,1%, Giorgio Balzarini 12,8%, Nerio Zaccaria 11,6%, Rita Mattei 7%, Diego Zanella 6,2%, Francesca Schier 5,4%, Sepp Mitterhofer 3,2%, Sigmar Stocker 3,1%, Dario Boninsegna 2,3%, Maria Cristina Cappello 1,3%, chiude Marcello Ciaramella 0,6%. Ballottaggio dunque, l'insegna della massima incertezza a Merano tra Gerhard Gruber e Paul Rösch. Noi ci fermiamo per qualche istante, una breve pausa pubblicitaria, tra poco. Il voto delle elezioni comunali di domenica 10 maggio è analizzato nel dettaglio assieme ai protagonisti della vita politica e del giornalismo. Su Video 33, assieme ai nostri ospiti, esamineremo le cifre uscite dalle urne. Appuntamento a lunedì 11 maggio alle 20 con Politiche. Non è fondamentale che si senta la voce del conduttore. Ciò che conta è il rumore della gente comune, della vita di tutti i giorni, con problemi, passioni, discussioni. Zoom, ogni giovedì alle 20 su Video 33.
Bentrovati gentili telespettatori, torniamo a parlare ovviamente dell'esito delle elezioni comunali e trasferiamoci a Bressanone, che è l'unico dei quattro centri altoatesini, oltre i 15.000 abitanti, dove non si andrà al ballottaggio. Nello specifico i dati, Massimo. Immediatamente Peter Brunner 51,2%, Walter Blas 13,1%, Elda Letrari 10,6%, Mario Cappelletti 10,6%, Barbara Maria Anna Maier 4,3%, Roberto Spazzini 4%, Danilo Noziglia 3,8%, Elisabetta Rella 2,4%. Torniamo a Bolzano, c'era curiosità per vedere la lista civica di Spagnolli all'esordio con molti volti nuovi della politica. Il capolista era Matteo Bonvicini, la lista ha ottenuto il 6,4%, ha fatto meglio di forze, diciamo così, più radicate storicamente nella politica altoatesina, come Alto Adige nel cuore di Urzì e i Verdi. Andiamo a vedere l'intervista con Matteo Bonvicini. Io ho sempre sostenuto, ho sempre detto che sono un liberale, lo continuo a sostenere, e che mi sarebbe piaciuto proprio creare insieme a degli amici una lista civica a sostegno proprio dei cittadini e che potesse così spostare un po' gli equilibri verso un centro moderato che oggi come oggi credo sia la soluzione più importante per corrispondere ai bisogni proprio reali dei cittadini. Noi, diciamo, dal giorno zero abbiamo detto che avevamo bisogno di portare dei temi al cospetto del sindaco che fossero cari ai cittadini, prima di tutto, non tanto quelli di centrodestra piuttosto che quelli di centrosinistra, credo che servano proprio alla città, e la sicurezza era uno dei temi in questo momento più sentiti e più discussi, e quindi il nostro contributo quasi da subito voleva essere proprio volto a trovare delle soluzioni che non stanno nella telecamera di per sé, ma in una serie di iniziative che possono dare maggiore tranquillità ai cittadini e riportare magari la sicurezza a livelli di qualche anno fa. Un pronostico, visto che si andrà al ballottaggio? Ma per quanto riguarda adesso il ballottaggio, credo che Spagnolli comunque dovrebbe farcela, mi auguro che ce la faccia. Adesso sì, abbiamo credo tutto il tempo per cercare di capire se e come formare delle alleanze e cercare di capire quali sono gli argomenti, diciamo, più sentiti e sui quali ci dovremo confrontare nei prossimi giorni per comunque sostenere in maniera unita ovviamente Gigi per questo suo terzo mandato. Restiamo a Bolzano, è andata decisamente male per Fratelli d'Italia. Maria Teresa Tomada si è fermata al 2,1%. Andiamo a vederla nell'intervista. Noi fino all'ultimo abbiamo chiesto sia a Lega che a Casa Pound di fare un accordo con noi, e ognuno dei due per ragioni loro ci hanno detto di no. A quel punto non è che abbiamo avuto molta scelta, purtroppo è andata così. Poi c'è stata la sorpresa Benussi, che noi non ci aspettavamo, anche perché non ci ha mai contattato, quindi un ulteriore fattore di divisione sicuramente. Il sindaco Spagnolli ha già dichiarato, adesso visto che c'è il ballottaggio bisognerà allargare questa coalizione, sicuramente dovrà farlo per riuscire a vincere. Per forza. Voi cosa farete? Beh, allora adesso qui ci sono alcuni scenari interessanti, che difatti, la commedia della politica non succede prima, succede però dopo. Però succede dopo. No? Allora, lui ha fatto finta di litigare con la sinistra, ha fatto finta perché è chiaro che loro lo appoggeranno, no? Questo bisogna vedere in cambio di cosa. Poi c'è anche l'exploit di Gennaccaro, che è insomma l'area un po' di centro, e quindi bisogna vedere chi offre di più. E la tornata elettorale di ieri costituiva un importante banco di prova anche per il Movimento 5 Stelle a Bolzano. Il candidato sindaco ha ottenuto il 9,5% dei consensi. Stamani abbiamo incontrato proprio Rudy Rieder. Ho provato
provato a mettercela tutta. Sono da un lato molto felice, abbiamo più che raddoppiato il risultato di 5 anni fa, però per me personalmente, che sono un combattente, io sono molto deluso. Per la gente è difficile pensarci, trovare una soluzione, come dovremmo cambiare il nostro stile di vita, e se arriva qualcuno che con parole semplicissime dice "ci penso io", la gente li crede. Un'ultima cosa, cosa recrimina all'operato del sindaco Spagnoli? Che vengono portati avanti interessi privati e non pubblici. Se una coalizione SVPD è talmente sfacciata da ripresentare due candidati indagati, vuol dire che fanno comodo a certe persone. Questo i cittadini l'hanno capito fino a un punto, ma troppo poco. Dicevamo prima del risultato deficitario della Südtiroler Volkspartei, che perde 7 sindaci, più importanti dei quali a Vipiteno, dove è stato eletto Fritz Karl Messner, ex sindaco della SVP, ora con una lista civica, e l'altro importante caso, quello di San Candido, dove è stata eletta Rosemary Burgmann, e invece Werner Schuschenthaler ha perso la poltrona di primo cittadino. Altro caso interessante però anche quello di Salorno, dove l'SVP vince, in questo caso Salorno perde il suo sindaco italiano, ora un primo cittadino tedesco. Abbiamo sentito proprio questa mattina Roland Lazzari. No, sinceramente non me l'aspettavo, è come risvegliarsi in un sogno, però adesso è diventato realtà e noi siamo pienamente consapevoli adesso, e sicuramente il mio compito è quello di essere sindaco di tutti quanti, di tutti i gruppi linguistici di Salorno. Io penso che ha funzionato sicuramente il fatto che abbiamo avuto una grande fiducia nell'elettorato, nel senso che noi non abbiamo fatto delle promesse che sembrano difficili e lontane, ma siamo stati molto, molto concreti, molto sinceri verso i nostri elettori, e penso che ci è andato proprio per questo la fiducia. Dunque, da oggi ricomincia una campagna elettorale a Bolzano, Merano e Laives in vista del ballottaggio del 24 maggio, e qui chiudiamo anche la nostra lunga pagina dedicata alla politica e all'esito delle elezioni comunali in Alto Adige. Rapidi flash di cronaca: la Guardia di Finanza di Merano ha scoperto una banca austriaca che operava in Italia e che avrebbe sottratto alla tassazione ricavi per quasi 22 milioni di euro tra il 2008 e il 2014. Oltre all'istituto di credito, anche 3 responsabili della banca sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Bolzano per il reato di omessa presentazione della dichiarazione fiscale. Dunque continuiamo con la cronaca. 2 feriti lievi e traffico in tilt sulla Mebo tra Terlano e Vilpiano. È il bilancio di un incidente stradale con un tir che ha perso un carico di tronchi d'albero che sono finiti sulla corsia opposta della superstrada. Un furgoncino di un corriere è finito contro i tronchi, ma fortunatamente il conducente ha riportato solo ferite lievi, come anche il guidatore di un altro camion. È tutto, l'informazione di Video 33 torna alle 19 con il telegiornale, alle 20 poi politiche, l'approfondimento di politica dedicato ovviamente all'esito della tornata elettorale. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Grazie e arrivederci. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif.